No, vabbè, prima di incominciare, giusto, vabbè, lo conosciamo, noi lo conosciamo un po' tutti, quasi tutti, insomma, Anna, Gianluca. Volevo introdurre, insomma, il prossimo relatore che è Dodd Marini, che è il responsabile della cooperativa, insomma, agricola, si chiama Cendra Atemil Trosciani, che è stata fondata a Puka nel nord dell'Albania, credo, se non vado errato, insomma, una decina di anni fa, con intorno è cresciuta e si è sviluppata intorno sostanzialmente a una chiesa, perché sui territori che la Chiesa Cattolica del luogo è riuscita a recuperare dopo la caduta del regime. Niente, la sua presenza qua è proprio come una forma, insomma, di testimonianza. Di quanto gli obiettivi, insomma, sociali ed etici possono diventare. Possono diventare l'oggetto di una impresa, di un'impresa così come abbiamo visto ieri, sostanzialmente. E un altro punto, insomma, che volevamo portare con la sua presenza qui è quanto in realtà crediamo fortemente come associazione che i territori che stanno dall'altro lato del mare possono offrire delle possibilità a noi che. Prima di tutto vorrei ringraziarvi profondamente dal mio cuore per l'invito che mi avete fatto. E come seconda cosa chiedo perdono per la mia ignoranza nella conoscenza della lingua italiana, effettivamente, perché è un handicap che mi comporta a non comunicare direttamente con voi, in lingua italiana, ovviamente. Edhe isha i sigurt përpara për arsyetimin tuaj ndaj ignorancës time, por ma ka përforcuar edhe me shpjegimet që ishin përpara se kemi dalë jashtë. Avevo piena coscienza già da prima di questo mio handicap di conoscenza della lingua, poi a maggior ragione dopo l'intervento della dottoressa mi si è ancora rafforzata l'idea che è un handicap grosso proprio in virtù del fatto di dover comunque comunicare e interloquire con. Io sicurei se non c'è vetmi ignoranza che cam brenda me. Anzi, per essere sincero, vi garantisco che non è l'unica ignoranza che esiste in me, proprio. E sicuro, nërsitimin tuj, atëherë marrë guximin që ti jemi lirë. Quindi, facendo queste premesse, io poi prendo l'iniziativa ad esprimermi in libertà a quello che è la mia esperienza diretta. Ashtu si ju e dini, unë vinë nga një vend, mjaftë i vështirë edhe ekonomikisht, edhe për sa i përket anës kulturore edhe Come professionale. voi sapete, io provengo da un territorio che è da ritenersi difficile sia a livello geografico e a livello di sviluppo economico, sociale e culturale. Pasqyrimi që unë i baj mungesës madhe edhe profesionale edhe kulturore të vendit tim nuk është një falsitet. Io preciso queste premesse, essendo molto chiaro in quello che è, diciamo, la provenienza mia, con tutti i punti positivi e negativi, e non è per niente una falsità. Per Giallo Crestine di cui incuriosire qualcuno di conoscere il posto. por personalist gjithmonë mendoj
se i smuri ci prendono smundi ne vet e curano. Ma ho sempre pensato e ho avuto sempre un'idea che un malato che conosce bene la sua malattia è in grado anche di curarla. Ashtu edhe një person i dobë që e pranon dobësinë e vet e riparon. Lo stesso anche una persona, chiamiamolo debole, che conosce le proprie debolezze, cerca anche di lottare per eliminarle. Atëherë, nga ky meditim, gjithmonë më pëlqen që të paraqes dobësitë që ne vërtet i kemi jashtëzakonisht të theksuar. In base a questa riflessione già detta, a me piace molto mettere in ben chiaro tutti i difetti e le nostre mancanze che sono abbastanza esposte, insomma, in quel contesto. Dhe varfria që Shqipëria ka patur dhe mirisht vazhdon të ketë në disa zona të caktuara. L'Albania proviene da una storia di povertà e la quale per onor di cronaca esiste anche attualmente. Vien për shkak të mos daljes nga këto pika që doktoresha na ka shpjeguar përpara. Povertà intendo povertà non nel senso diretto della parola, ma proprio in un senso più generalistico, proprio prendendo anche spunto dai punti che ci ha gentilmente spiegato la dottoressa, quanto poi diventa difficile superarli, inteso come povertà che il dottore intende. Dua shkurtimisht që të paraqes një argument për ato që unë shpjegova përpara për ignorancën intellektuale që ekziston mirësisht në vendin tim. Voglio argomentare proprio questa ignoranza intellettuale che purtroppo è presente nel paese da dove provengo io. Kur studentat kanë filluar një luftë kundër komunizmit në Shqipëri. Negli anni quando gli studenti iniziarono a lottare contro il regime comunista in Albania, il loro capo del governo dell'epoca, il capo del governo dell'epoca, signor Ramizalia, ha chiesto un incontro con una rappresentanza di studenti dell'epoca. E ha posto a loro inizialmente due domande. Cosa chiedete? E loro risposero subito la democrazia. E la seconda domanda era: cosa intendete per democrazia? C'era una calma piatta e silenzio assoluto in aula. E ogni studente gagni qytetit i lartë të imperiut Shqipërisë Tropoj, Azem Majdar, ka përgjigjur me kucim. Si alza uno studente proveniente da una zona molto montanara di chiamata Tropoj, di nome Azem Majdari, prende il coraggio e risponde. Unë nuk e di çfarë do të them demokraci. Io non so esattamente cosa significa la democrazia. Por vetëm di një gjallë. Ma so soltanto una cosa, che dovrei contraddire ogni pensiero e idea che voi avete. E ishin studentat e kohës që kishte Shqipëria në fillimet e demokracisë. Ed erano proprio quei studenti degli anni, proprio dell'inizio della democrazia in Albania, që tregon se ku ishte niveli i formimit intellektual, che dimostrano dove era il stabilito il livello degli intellettuali albanesi che non avevano proprio l'idea cosa fosse la democrazia. Per non allungarmi molto in queste argomentazioni, ne vite te porra te demokracis, un io se meritoja, por ashtu e ka pat arsyshme arqipeshbi Per venire alla mia storia diretta, nei primi anni della democrazia in Albania, io personalmente sono stato eletto in quanto rappresentante generale della Chiesa Cattolica di Scutari, Monsignor Enzo Masafra. Si perfaisusi ti, kam patur fatin që të
ndikojnë në mua në transformimin tim bashkëpunimi me vullnet mirë ose me misionarë që vinin nga jashtë Shqipërisë. In quanto rappresentante suo, io ho avuto l'onore di collaborare con molti missionari che venivano in Albania, sia chi veniva in Albania anche quando io mi trasferivo fuori dall'Albania all'estero. In base a disa vite di esperienza del consigliere Masafren, kemi filluar një bashkëpunim me Don Giovanni. E poi dopo un po' di anni di collaborazione, di esperienza avuta da questa collaborazione per l'appunto con Monsignor Masafra, è venuto, siamo arrivati alla collaborazione con Don Giovanni. Duke u përballë me një varfëri vërtet jo e esageruar, por extreme. Tenendo sempre conto che la situazione era di una povertà, non dico proprio povertà, ma di un'estrema povertà. Një përqindje e madhe familjeve ju mungonin edhe gjanat më elementare. In una grossa percentuale delle famiglie residenti in quei luoghi c'era una mancanza estrema anche dei mezzi minimi di sostentamento. La gran parte delle case, delle abitazioni stavano quasi per crollare. Dopodiché, se per caso pioveva, il grosso dell'acqua entrava proprio dentro nelle case, quindi mancava tutto, proprio per dire tutto, dalle cose più elementari alle cose più importanti. Abbiamo tentato di perlomeno affrontare un po' la loro povertà. Gjatë këti votimi, Don Giovanni ka kuptuar se ky popull nuk ndihmohet duke i falur ushqime, duke i falur të gjitha. E durante questo percorso, proprio Don Giovanni ha capito che questo popolo, questa popolazione, non viene aiutata regalando o donando mezzi finanziari. Atëherë, një ditë më ka thirrur dhe kemi biseduar gjatë për të ndryshuar mënyrën. E allora un giorno mi chiama per poter parlare, affrontarsi, cercando di cambiare il modo di aiuto verso questa popolazione. Dhe argumenti i fuqishëm që mua më ka bindur me njëherë, sepse edhe unë vi nga ato shtresa ignorante. Tenendo conto che ammetto che anch'io provengo proprio da quegli strati sociali dell'Albania, però l'argomentazione che mi ha convinto ancora di più. Dhe kundështime që unë kam patur ndaj projekti që e kishte. Non nascondo che ho avuto anche qualche riserva nei confronti del progetto che lui aveva in testa da realizzare. Që ka paracitur një divizje në përmjet punës, jo falas. Che prevedeva un aiuto e un'iniziativa tramite il lavoro e non in quanto aiuto gratis. A dire la verità, le mie riserve erano parecchie, perché pensavo e temevo che la popolazione non ci avesse capito in tutta questa iniziativa. Riassumendo il pensiero di Don Giovanni alla fine di tutto questo dibattito tra noi due, mi dice una frase molto significativa. Una persona non viene aiutato se gli si regala un pesce già pescato, bensì quando ci si prende l'impegno di insegnarli a pescare. Atëherë duke besuar. Allora, credendo proprio in. Si besoi Maria Angelit Gabriel, që i tha doje shtatë. Avendo fede in questo caso. Atëherë, duke mos e ditur se çfarë do ndodhë, por duke besuar që do ndodhë më mirë. Come l'unica spinta che mi ha dato, non sapendo neanche onestamente molto bene dove si fosse arrivati con questo progetto. Duke falendëruar për gjithçka që bën për popullin tim, ringraziandolo profondamente per tutto quello che lui fa per il mio popolo. Jam në dispozicion. E allora mi sono arreso dicendo a lui: sono a tua disposizione. Con tutta la mia ignoranza e le mie mancanze, fondamentalmente, che ci possono pure essere, anzi che c'erano già all'epoca. Dhe kemi filluar disa projekte atyre spontane, duke shfrytzuar resurset që prasin zonale.
E in quel momento abbiamo iniziato a collaborare su dei progetti spontanei, sfruttando e utilizzando le risorse che offriva proprio la zona precisa. In primis occupandosi di un gruppo tra i più poveri del territorio da dove provengo. Tra mille difficoltà nel trattare addirittura con loro, perché c'era un grosso cambiamento da fare e quindi difficile da attuare. In quanto esisteva un'idea generale che il posto dove vivevamo all'epoca non avesse nessun valore, cioè si era perso proprio il valore del posto in cui si viveva, non ci si credeva più. E di conseguenza nessuno andava ad occuparsi dei terreni, erano lasciati proprio così, abbandonati. Ma devo dire che pian pianino, vedendo proprio noi che abbiamo iniziato a seminare qualcosa, a coltivare qualcosa, loro di conseguenza hanno cominciato a risvegliarsi. Dicendo effettivamente e riflettendo sull'idea che quando un prete si mette a zappare, tra virgolette, la terra, perché non dovremmo farlo pure noi che sono le nostre terre, fondamentalmente? Dopodiché, proprio questa grossa fede, io do il merito alla fede che avevamo, ci ha creato la possibilità di avere delle collaborazioni al di fuori proprio di Don Giovanni e la chiesa da lui proveniva. E una di queste collaborazioni di successo è proprio quella con gli Agronomi Senza Frontiere, Puglia. Non voglio fare certo il ruffiano in questo concetto, però... Devo ammettere che la loro presenza intellettuale è molto professionale sul campo. Anzi, colgo proprio l'occasione a ringraziarli infinitamente. Ha creato a tutti gli effetti un'altra area completamente diversa anche negli abitanti stessi di quei terreni. As Michele, as Gianluca, a topicat nuk ditet me i bashku flet. E anche se né Michele né Gianluca non sono stati in grado oggi a unire tutti i punti sul foglio oggi durante l'esercizio, per me questo non ha molta importanza perché realmente io li ho visti in realtà come si sono comportati, che li hanno riuniti e come questi punti. Tramite il loro modo di intervenire proprio sul terreno, in pratica sono stati in grado di interagire nella psicologia delle persone. Certamente uscendo proprio dalle loro posizioni per adattarsi al contesto degli abitanti della zona. Per loro era certamente una sorpresa, però non l'hanno trasmesso agli abitanti questa cosa, quindi l'hanno accolto molto bene, una novità per loro. Quindi questa collaborazione ci ha dato a noi un sostentamento molto professionale e lo considero proprio di successo, una collaborazione sia a livello di allevamento degli animali,
la coltivazione delle piante officinali, la coltivazione delle foragere, mai vista in quelle zone. Ritenuta molto interessante per la zona proprio dove si coltivavano. Faccio un esempio, un piccolo esempio. Le sperimentazioni con dei tipi invernali di foragieri sono stati proprio sorprendenti per degli abitanti della zona, perché non li avevano mai visti. L'80% delle famiglie storicamente là aveva un piccolo allevamento, in quanto facevano crescere la mucca, qualche animaletto di casa, insomma. E quindi procuravano il cibo per questi animali in modo molto artigianale, facendo crescere l'erbaccia, facendolo seccare, poi in quanto mangime per durante l'inverno. Quando poi hanno avuto modo di conoscere questo tipo di foraggere che cresce normalmente anche durante l'inverno, allora subito si sono incuriositi e hanno cominciato a chiedermi informazioni come mai questo seme cresce anche durante l'inverno, in quanto trovavano molto interessante. E questo tipo di sperimentazione con le foragere comporta non soltanto un miglioramento della vita delle condizioni economiche della vita degli abitanti, ma la cosa più importante ancora è che salvaguarda le foreste, dato che c'è un processo proprio di deforestazione in atto in quelle zone. Poi abbiamo proseguito con la coltivazione delle piante officinali e i piccoli frutti di raccolta spontanea, chiamiamoli. Non soltanto nei territori vicino alla chiesa della zona, ma espandendosi anche nei territori dei villaggi vicino a questa chiesa. Dopodiché ci siamo messi a trasformare i frutti della foresta, diciamo, di raccolta spontanea. E devo dire che prima di noi nessuno né li conosceva né tantomeno utilizzava quei frutti per poter creare qualcosa da loro. Forse vi sembra strano, ma erano tonnellate intere di mirtilli che erano soltanto cibo per gli uccelli, quindi non si conosceva assolutamente il valore di questi frutti. Neanche per consumo interno familiare. Devo dire la verità, compreso me. Ero ignorante quanto a loro. La stessa cosa è successo con le fragoline di bosco. Oppure con i funghi, che sono molto di qualità, di buona qualità da quelle parti. Non c'era nessuna raccolta di nessuno che si occupava di queste cose. E devo ammettere che quando ho cominciato ad assaggiare queste cose, mi sono detto tra me e me, ho detto, ma io proprio ho campato nel buio più totale, davanti a tutto sto ben di Dio, insomma. Mi vergognavo da solo, pensando che per tutti questi anni non ho usufruito di questo ben di Dio.
Avevamo tutto che Dio ci aveva regalato e invece consumavamo il pane con le verdure sott'aceto, i sott'aceti fatti in modo artigianale ovviamente. Quando vedevamo gli italiani che venivano a, dalle nostre parti e fotografavano i funghi, tutte queste cose, all'inizio mi ponevo la domanda, avendo la certezza che questa gente non è scema. Sicuramente questi oggetti che loro fotografavano avranno avuto qualche importanza, se no. Però per onore di cronaca devo ammettere che anche oggi esiste una parte della popolazione che dice ma sono proprio scemi. Per farla un po' breve, io sono contentissimo e felicissimo. Per aver scelto questo da 10 anni a questa parte questo tipo di progetto per abbattere e cercare di eliminare una povertà della popolazione. Nella zona dove noi viviamo effettivamente, oggi non c'è nessuno che si rivolge a noi per chiederci fateci qualche offerta perché mi manca il pane a casa. Invece si rivolge benissimo a noi chiedendoci ci avete qualche lavoro per poter guadagnare da questo lavoro? Anche i bambini che seguono o frequentano la scuola. È inutile specificare che non c'è, manca proprio l'infrastruttura da quelle parti, essendo zone molto isolate, diciamo. Quindi i bambini giravano a vuoto durante tutte le vacanze estive. E allora noi applicavamo dei prezzi un po' più alti di quello che li vendevamo proprio per invogliare questi bambini a raccogliere i frutti di bosco. E notavamo che i bambini appena usciti i primi raggi di sole prendevano l'iniziativa e andavano nelle montagne alla raccolta di questi frutti di bosco. E quindi effettivamente guadagnavano proprio dal loro lavoro. Quando arriva il momento della raccolta, della maturazione giusta di questi frutti di bosco, sono loro stessi che si rivolgono a noi chiedendoci il parere, possiamo cominciare a raccoglierli? Magari spiegandolo in questo modo il progetto può sembrare che noi stiamo sfruttando i frutti, stiamo utilizzando i frutti di un senza avere un'idea in testa. È chiaro che ci sono tante difficoltà sul terreno, su tutti i punti di vista. E se noi non eravamo muniti di una grossa fede verso il Dio, è una riflessione profonda dentro di noi per tutti i tipi di collaborazione, su tutti i tipi di collaborazione, quello che poi la dottoressa ci ha spiegato gentilmente prima tramite gli esempi fatti, sarebbe stato impossibile attuare questo progetto. Durante lo svolgimento di questi progetti noi abbiamo avuto visite almeno di 600-700 persone all'anno. Ministri sociali
L'anno scorso è venuto in visita il ministro del lavoro e gli affari sociali albanese. E dopo aver effettuato proprio la visita nelle realtà costruite da noi tramite i progetti, ci ha chiesto a me e a Don Giovanni di organizzare un pranzo con lui. Ha detto: siamo venuti a farvi una domanda. Come possiamo fare per poter realizzare lo stesso progetto nella zona sud dell'Albania? Noi non abbiamo detto niente, siamo stati zitti, sia io che Don Giovanni. Lui ha insistito per onore di cronaca anche dopo un po' di tempo, chiedendoci sempre cosa serve per poter realizzare lo stesso progetto lì. Ecco perché ho portato tutti questi direttori del ministero, per poter capire. Allora, Don Giovanni risponde brevemente. Se voi arrivate a fare una rendicontazione, non riuscirete mai a realizzare un progetto del genere. Se questi progetti decidete di farvi, di realizzarvi e mettervi in pratica con l'amore, non solo nel sud dell'Albania, ma in ogni posto dell'Albania si possono realizzare. Senza questo amore non è possibile realizzarli questi progetti. Devo ammettere che fino adesso non esiste un altro progetto in Albania, tranne il nostro. In conclusione, per non scocciarvi molto del mio intervento, magari sono sicuro che ci sono anche altre cose, anzi moltissime cose da condividere con voi, però voglio essere un po' più conciso nella mia... E permettetevi e chiedo la vostra buona collaborazione in questo. Che a nome di tutti gli albanesi di ringraziarvi e tutti gli italiani delle organizzazioni per tutto quello che hanno fatto per il mio popolo. Oltre a questo, voglio chiedere scusa anche a nome di tutti quegli albanesi che magari sfortunatamente qualche volta vi danno fastidio o non vi capiscono, ma anche a nome mio personale, anche perché io non sono una persona ideale. Quindi vi prego di accettare queste mie scuse a nome di tutte le persone che magari possono avervi creato qualche problema. Questo lo dico senza avere nessun tipo di interesse, ma per noi vi riteniamo un tesoro. Non tanto mettendolo sull'aspetto materiale, quanto a livello interiore. Della vostra presenza io me ne accorgo ancora di più nel mio paese. Perché quando mi capita di andare nei villaggi dove poi non ci sono passati italiani della cooperazione, la vita, devo dire, che è rimasta così, nel buio totale. E mi fanno tornare in mente proprio me stesso, agli inizi.
Per këto dhe shumë arsye tjera. Allora, per questo e per molte altre ragioni. Dovrei ringraziarvi. Grazie. Scheggio. Da fare a Dodd. Niente, io semplicemente non è una domanda, ma è una constatazione. Io ti ho conosciuto tramite le parole di Michele, ho conosciuto quello che succede a Puca, giusto? A Puca, tramite le sue parole, e in realtà conosco il suo entusiasmo, vedo i suoi occhi quando torna a casa. Quindi in realtà non è una domanda, è solo un po' una constatazione di quello che può essere uno scambio positivo tra le due sponde dell'Adriatico. E volevo esternare la mia gioia di aver conosciuto te direttamente, perché in fondo è quello per il quale abbiamo deciso di organizzare sia la giornata di oggi ed è quello che vorremmo fare di qui in avanti con Michele, con l'altro ragazzo che manca, e poi con le persone che abbiamo conosciuto in questo percorso. Quindi non era una domanda, ma più che altro una constatazione e una voglia di ringraziarti. C'è qualche altro, insomma, che... Sì, ero curiosa un po' di sapere di come è organizzato, cioè c'è un gruppo nella vostra comunità poi che gestisce questo tipo di lavoro, cioè a parte il Don Giovanni, cioè la comunità poi come è organizzata attorno a questo progetto? Credo che è da 6 anni che noi abbiamo istituito il centro Atme Hiltroshani, Centra Atme Hiltroshani, proprio per distinguere tutte le nostre attività dalla stessa missione della Chiesa Cattolica e in un certo modo far fare a loro una vita a sé stante. Questo centro c'ha lo status, c'ha il personale, lo staff organizzativo, con molte difficoltà e mancanze effettivamente. Parecchie volte abbiamo chiesto anche proprio l'aiuto diretto di Michele per tutte le procedure. Sepse eri theksoj mungesa intellektuale në gjithë Shqipërinë, por sidomos në veri është shumë e theksuar. Perché lo voglio anche di nuovo sottolineare che esistono proprio mancanze di conoscenza intellettuale, dico in tutta l'Albania, ma in particolar modo nella zona del nord Albania. Kjo është shumë e theksuar edhe në për amministrata pubblica. Addirittura anche nell'amministrazione pubblica che non sono in grado neanche di darle dritte. Ne kemi certifikuar problemet tona nëpërmjet ndihmën e Michelës sepse ishte pamundur me bilet administrativo. Noi tramite l'aiuto di Michele siamo riusciti a certificare i nostri prodotti. Ata mirisht ata nuk e kanë këtë dritë që e kanë fituar intellektualë tjerë që kanë patur bashkëpunime me... Sfortunatamente queste persone in Albania non c'hanno, proprio per prendere lo spunto dall'open mind, questa luce per poter vedere oltre e superare le problematiche che ci possono essere, non ci arrivano. Dhe në të gjitha prodhimet që atje kemi, gjithmonë
Quindi per tutta la produzione che noi facciamo in quelle zone siamo sopportati e supportati dagli specialisti italiani. Se mi permettete volevo fare anche un altro piccolo esempio. Prendendo spunto da tante visite che noi riceviamo lì, devo dire la verità, ci sono anche molti intellettuali di un certo livello in Albania. Spiego che noi trattiamo anche la trasformazione, la stagionazione, lo stagionamento del prosciutto e salumi, prendendo proprio l'esperienza diretta da Parma. È un progetto iniziato proprio con Don Giovanni, questo qua. L'unico problema è che il grosso dell'allevamento di quelle zone è quello suino. E diciamo, dopo aver allevato questi suini, l'unico modo per poterli cucinare e mangiarli poi era farlo bollire e stufare in un certo modo con i cavoli. E basta. Quindi proprio per questo motivo noi ci siamo messi a fare questa trasformazione del suino in modo tale che le famiglie imparino in modo proprio artigianale. Ma devo ammettere che c'è stata proprio una lotta fortissima proprio per entrare e far trasmettere questa. Perché sui primi dicevano no, non posso mangiare la carne non cotta. Una volta insieme all'ambasciatore italiano a Tirana sono venuti tre senatori proprio del Senato albanese. Quando loro osservavano l'ambasciatore italiano, meravigliato da tutti questi prodotti appesi, appunto, sua moglie che fotografava proprio questi prodotti biologici, tra l'altro. Allora, i deputati albanesi, io chiedo scusa perché poi loro non sono neanche presenti, ma comunque sto portando un esempio. Mi piace l'ambasciatore italiano quando accende le chine. Soltanto per fare bella figura davanti all'ambasciatore italiano a Tirana, hanno posto la domanda: ma voi vendete questo prodotto? Ok, io ho 3 kg a qualcuno, 3 kg, 3 kg. Allora, davanti alla richiesta, io ho dato 3 kg a uno, 3 kg all'altro, 3 kg al terzo. Spiegandogli anche che è una stagionazione di 2 anni, i suini sono allevati in modo biologico, naturale. Quindi è un lusso a tutti gli effetti dai tempi d'oggi. Dopo un mese noi andiamo a Tirana per incontrarli e loro erano presenti, siamo andati a prendere un caffè. Loro, mi hanno confidato effettivamente che quella carne che ci hai spiegato tu non aveva niente, cioè non l'hanno gradita. E io gli ho risposto, forse l'avete fritto poco e non molto. Loro mi hanno risposto, no, mia moglie l'ha fatto friggere benissimo, ma era troppo salato. Allora la mia risposta, l'unica che rimaneva da dire, era vergogna, vergogna, vergogna. Dopodiché ci siamo spiegati e hanno capito profondamente che non serve manco a friggere quel prodotto. Io ho portato proprio questo esempio che noi cerchiamo di divulgare le novità
In questo caso verso i deputati, che si dà il caso che dovrebbero essere molto più istruiti, insomma, però è molto difficile effettivamente. Ci siamo. Sì, sì, volevo giusto aggiungere una cosa, che il lavoro che diciamo a parte diciamo, i ringraziamenti, il lavoro che svolgono, cioè diciamo la peculiarità di questo, la peculiarità di questo centro è che non si basa sulla cooperazione degli italiani né sui soldi degli italiani, perché diciamo le risorse che sono arrivate dall'Italia sono veramente bruscolini, no? Veramente bruscolini. E questo secondo me è anche un fatto, una cosa positiva, perché tante volte quando girano più soldi girano più interessi e magari non si centra l'obiettivo. Non lo so se diciamo nel centro la cooperazione possa aver dato un aiuto particolare, forse di idee, forse di comunione. Quello sicuramente sì, perché uno degli aspetti che forse più brutti della cooperazione è che ci sono i soldi, siamo amici, appena finiscono i soldi ce ne andiamo e buonanotte, chi si è visto si è visto. Invece diciamo il continuare ad avere rapporti, le visite costanti, anche se brevi, anche se solo per amicizia o per una cosa piccolina, negli anni, secondo me è un grosso valore. E il lavoro più difficile, comunque dicevo, è di chi lavora là, per i lavoratori semplici, ma soprattutto per chi poi deve organizzare. In questo forse il ruolo più difficile ce l'ha proprio Dodd, perché si trova a dover fare il mediatore tra, intanto anche il mediatore culturale, che è una cosa diciamo essenziale, tra appunto una cultura forse super efficientista, super veloce, anche di qualcuno, anche diciamo italiana o europea così, e i lavoratori. E una mediazione anche di visione delle cose, no? Di chi vede più in là di domani, e anche poi tra alla fine il datore di lavoro, che in questo caso è comunque Don Giovanni, e diciamo gli operai. Questo con tutte le sfaccettature di, appunto, che normalmente esistono tra datore di lavoro e operai, soprattutto poi quando diciamo, si cerca anche di coinvolgerli, e di, no? Diciamo, di evitare questo rapporto che soprattutto diciamo, che forse era l'unico capibile, soprattutto per chi aveva una certa età, cioè per chi è stato abituato sempre ad avere un capo che ti dice cosa fare e cosa non fare, è più difficile prendere l'iniziativa. Allora, in questo secondo me è diciamo, il lavoro faticoso, quotidiano di anni e anni e anni che si trova ad affrontare questo signore che sta qua con noi oggi.